nessun bisogno del MES. Se proprio volessero salvare le banche, il MES serve a quello, potrebbero usare la Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea ha i soldi che crea dal nulla, non gli costano niente, né a quanti ne vuole. Perché non lo fanno? La Banca Centrale Europea ha il divieto di dare soldi allo Stato, ma può dare soldi alle banche. E invece per salvare le banche si sceglie un'istituzione finanziaria internazionale che prende i soldi nostri, dei cittadini, e noi i soldi ce li guadagniamo con il sudore della fronte. Prende i soldi nostri e ci salva queste banche che potrebbero essere salvate dalla Banca Centrale Europea. Non torna i conti, no? C'è decisamente qualcosa che non va. Ecco, io penso che la controinformazione che si sta facendo da molti anni a questa parte stia diventando efficace. Il potere sta in piedi perché manipola le coscienze, perché carpisce la buona fede delle persone. Ma mano a mano le balle che racconta stanno venendo fuori tutte, una dopo l'altra. Forse il potere ha paura. E cosa può fare per difendersi? Non mette paura a noi. Il fallimento, la malattia, l'epidemia. E cosa fanno le persone quando hanno paura? Qui c'è la libertà, qui c'è la sicurezza. Se non hai un elevato livello di coscienza, scegli la sicurezza e rinuncia alla tua libertà. Allora, io mi rivolgo alle persone che hanno già sviluppato un certo livello di coscienza e dico che è venuto il momento di concepire molto seriamente quell'idea di cui si parla da tempo, di una rivoluzione non violenta, ma organizzata, seria, che sia efficace, perché noi nei prossimi mesi ci troviamo con un discreto grado di possibilità in una situazione in cui le masse potrebbero scegliere di rinunciare alla loro libertà, e non sarebbe per poco tempo. Ciao a tutti, sono Gilberto Trombetta di Riconquistare l'Italia, lista del Fronte Sovranista Italiano. Vi hanno spiegato i relatori precedenti cosa non va nel MES, una cosa che per l'Italia nelle migliori delle ipotesi non servirà mai, quindi pagheremo per salvare non gli stati ma le banche altrui, e nella peggiore delle ipotesi, se ci dovesse servire, ci costringerà a fallire per la prima volta nella nostra storia. La Grecia ha messo già ricorso. Cosa è successo alla Grecia dopo il ricorso al MES? Beh, è successo che sono aumentati i suicidi del 56%, la mortalità infantile è aumentata del 34%, i nati morti sono aumentati del 20%, la mortalità negli anziani, negli over 80 è aumentata del 20%. Questo è successo alla Grecia con una cosa che si chiamava Fondo Salva Stati ed è servita solo a salvare le banche tedesche e francesi. Solo il 10% di tutti i soldi che sono finiti in Grecia sono andati realmente al popolo greco. L'Italia, da quando è entrata nell'Unione Europea nel 92, è in avanzo primario da 30 anni, l'unico paese al mondo, 1.043 miliardi di avanzo primario. Negli ultimi 15 anni l'Italia ha contribuito con i fondi per l'Unione Europea, al netto dei pochi soldi che ci hanno ridato indietro, per circa 130 miliardi, 70 miliardi di contributi netti, 60 per fondo salva stati, banche francesi e tedeschi e affini, soldi che non ci torneranno mai indietro. Lo sapete quanto costa un ospedale mediamente? Di piccole dimensioni, non di quelli grandi, circa 100 milioni di euro. Beh, con i 130 miliardi che abbiamo dato in 15 anni all'Unione Europea ne avremmo potuti realizzare più di 1.200. Serviva il coronavirus per rendersi conto a cosa avrebbero portato 20 anni di tagli alla sanità? E poi c'è gente come Marattin che dice che i cialtroni sono quelli che dicono che ci sono stati tagli alla sanità. Abbiamo tagliato di quasi il 20% i posti letto, oggi non abbiamo più posti per la terapia intensiva e siamo in emergenza da poco tempo, non da mesi. Abbiamo tagliato il personale medico, abbiamo tagliato del 16% gli ospedali. Abbiamo già contribuito per 15 miliardi al fondo salva stati, ne dobbiamo dare altri 125. 100 miliardi sono 1.000 nuovi ospedali. Ecco, chiediamoci se vale la pena continuare a tenerci il cappio al collo, perché finché staremo dentro l'Unione Europea avremo bisogno di cose come il MES, che servono solo a toglierci altri soldi, a levare i risparmi agli italiani
e a privatizzare la sanità, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Queste sono le battaglie da fare insieme, da portare avanti uniti, e questo è il momento di farsi sentire, di scendere in piazza se è necessario. Che questa possa essere la prima battaglia di una lunga serie che vedono tutte le forze che sono scese in campo, mettere da parte le differenze e unirsi per un obiettivo comune, che è quello del bene dell'Italia e dei suoi cittadini, affinché lo Stato torni a fare lo Stato anziché lo strozzino come fanno dagli ultimi 30 anni. Abbiamo bisogno di riappropriarci della nostra sovranità monetaria, valutaria e fiscale, per far sì di non vedere più i 5 milioni di poveri, i 9 milioni in condizioni di povertà assoluta, i 4 milioni costretti al part-time involontario, cioè sono italiani come noi che vengono pagati così poco da essere costretti a fare il secondo e il terzo lavoro per poter campare. Non possiamo più tollerare che dall'Unione Europea ci dicano che una disoccupazione media del 10% è naturale quando è solamente una scelta politica. Tutta la disperazione che ci hanno imposto negli ultimi 30 anni non è colpa del destino infame, del fato cinico e baro, sono state scelte politiche per impoverirci, sono state altre forme di lotta di classe, una parola che non si usa più ma che da 30 anni va avanti e stiamo perdendo. Beh, lo Stato è il luogo dentro il quale noi possiamo riappropriarci di quella battaglia e impedire che i nostri soldi vadano dal 90% della popolazione al 10% e ancora di più all'1% più ricco e ancora di più allo 0,1%. 500 persone in tutto il mondo hanno più della metà della ricchezza del resto della popolazione. È tempo di dire basta, il neoliberismo ha fatto il suo tempo, facciamoci sentire e la politica è l'unica soluzione per evitare gli scontri e la violenza.